assim, minha filha, eu só tô pegando algumas coisas. Rápido, minha filha. Stai bene? Tutto bene? Va tutto bene, stiamo solo dando un'occhiata ai prezzi. Va bene, se hai bisogno di aiuto, chiama, ok? Grazie. Sì, prendo proprio quello. Certo, certo, 2 reais. Ok, ho capito. Un attimo, ti prendo il resto, ok? Senti, non ti serve il resto, ok? Grazie. No, aspetti un attimo, per favore. Aspettate. Mi dispiace, ma dovrò perquisire il suo zaino. Ma perché? Non abbiamo preso nulla. In questo caso non è un problema dare un'occhiata al suo zaino, no? Non è necessario. Ragazzi, mi dispiace, ma devo proprio farlo da qui. No, non otterrete nulla. Ragazza, devo lasciarmi andare. Sentite, perdonatemi, ma dovevo fare questa recensione. E ora possiamo andare? Naturalmente mi scuso per l'invito. Forza, figlia mia, prendi tutto. Ciao, alla prossima. Ciao, ci vediamo lì. Mi dispiace, mi dispiace. Bambina mia, che fine hanno fatto le cose nello zaino? Mamma, temevo che sarebbe stato un problema e ho fatto cadere tutto per terra. Oh, figlia mia, perdonami davvero se ti coinvolgo in questa storia, ma era l'unico modo per portare il cibo a casa. Mamma, lo so, ma è molto pericoloso. Potremmo essere arrestati. Oh, figlia mia, lo so, lo so. Senti, ti prometto che non lo farò mai più. Ma come faremo a mantenerci? Come faccio a comprare le medicine per mia sorella? Oh, figlia mia, ascolta, non voglio che tu ti preoccupi di questo. C'è un altro modo per fare soldi senza rubare, no? Lo si apprende da altre persone. Non preoccuparti, risolverò tutto. Oh, mamma, è un bene perché ho molta paura, sai? Mamma, sei qui? Ebbene, figlia mia, sono arrivato. Come si sente? Fa male, mamma. Tutto fa male. Figlia mia, non preoccuparti. Troverò un modo per comprare le tue medicine. E ora, mamma, cosa faremo? Figlia mia, prenditi cura di tua sorella, ok? Me la caverò. Torno subito. Ho fame. Hai fame? Ok, la sorellina se la caverà. Vado a vedere cosa c'è da mangiare. Non so cosa fare. Quindi è qui che lavori? Tu? Cosa ci fai qui? Ero di passaggio. E tu? Sì, lavoro qui. Ora volete andarvene, per favore? No, ma volevo assumere i suoi servizi. Tutti quei soldi sono tuoi? È mio, ma può essere vostro, a patto che accettiate le mie condizioni. Condizioni? Quali condizioni? Per tenere i soldi qui devi uscire con me, ma non con quel vestito. Voglio che ti tocchi. Ma perché? Che vestiti vuoi che indossi? Altri vestiti? Normale? Di lavorare in un mercato, per esempio. Ok, bene. Vivo nelle vicinanze. Poi andrò e tornerò. Va bene. Aspetta qui, ok? Ma perché mi hai portato qui? Non capisco. Senti, ti ho portato qui perché ho visto nelle foto che tu e tua figlia vi stavate dando da fare al mercato. Oh, ragazzi, scusatemi, ma non chiamate la polizia? No, non ti chiamo. A patto che mi spieghiate perché fate queste cose. Oh, ragazzi, ho una storia di vita così complicata. Sei sicuro di voler ascoltare? Io l'ho fatto. Sì, lo so. Sono molto curioso di sapere perché ha trascinato sua figlia a fare questo tipo di cose. Non volevo coinvolgerla in questa storia, ma non c'era via d'uscita. No, c'è sempre una via d'uscita. L'onestà è la strada giusta. Senti, ragazzo, lo so. Avevo un lavoro decente, sapete, ma purtroppo la mia figlia più giovane si è ammalata. Molto ammalata. Ho iniziato ad arrivare in ritardo e sono stato mandato via e non sapevo cos'altro fare. Ok, ma questi bambini non hanno un padre? Sì.
Sì, avevano anche un padre, ma quando mia figlia si è ammalata, lui non ha retto alla pressione e se n'è andato, lasciandoci e io ho dovuto arrangiarmi in qualche modo. Capisco perfettamente la sua situazione, ma deve anche rendersi conto che è la cosa giusta da fare. E se seguiamo la strada giusta, non abbiamo bisogno di coinvolgere i nostri figli, soprattutto un bambino, in quello che stavate facendo. O peggio ancora, nelle condizioni in cui eri quando ti ho trovato. Lo so, e credetemi, non sono orgoglioso di quello che avete sentito, ma cosa devo fare? Ho bisogno di nutrirli. Come le ho detto, capisco. Farò qualcosa per voi, purché accettiate le mie condizioni. Senta, signora, non voglio sentire parlare di cose strane, ok? So che quello che sto facendo non è giusto, ma ho un certo limite. No, non è così. Non ha nulla a che vedere con il lavoro che stavate facendo in quell'angolo. Anzi, voglio aiutarvi in qualche modo. Aprirò una carta per te, per esempio. Così potrai prendere qui tutto il cibo che vuoi per le tue figlie. No, signora, guardi, non posso pagarla. Potrà permetterselo, perché le offrirò anche un lavoro. Accetteresti di lavorare qui con me? Che cos'è? Sei serio? Sarebbe in grado di darmi un lavoro? Ma sai che ho una figlia a cui badare. Lo so, so di sua figlia. E voglio proporvi questo, esattamente questo. Orario di lavoro flessibile. Il momento che ritenete migliore, quando potete venire al lavoro e occuparvi di vostra figlia, è quello in cui lavorerete. Ti pagherò uno stipendio pieno per questo. Ragazza, è una cosa seria. Non so nemmeno cosa dirti, ma perché stai facendo questo per me? Non voglio entrare nei dettagli, ma mia madre ha una storia simile alla tua. Vieni, ti mostro il negozio dove lavorerai. Com'è andata a scuola, figlia mia? È andato tutto bene, mamma, è andato tutto bene. E tu, mia principessa, com'eri a scuola? È andata bene, mamma. Ciao, bambini, eccone uno per voi. Grazie. Non c'è di che, questo è per te. Oh, grazie mille. Cosa ne pensa di questo lavoro? Ti piace? Adoro il vostro edificio. Grazie mille per l'opportunità. Immagina, non c'è di che. Ora torno lì con una scatola, ok? Mettetevi comodi. Anche tu. Oh, mamma, sono così felice che tu abbia ottenuto questo lavoro. Grazie a Dio non incontreremo più difficoltà. Lo prometto. Mai più...